Allora, buongiorno a tutti, io appunto sono Valeria Crisafulli. Un po' magari prima di iniziare, visto che penso che condividiamo un po' il tipo di informazione, vi spiego il percorso che mi ha fatto e ci ha fatto come gruppo appunto arrivare alla Control Mastery per introdurre appunto un po' questa teoria e questa tecnica. Io ho una formazione psicanalitica classica, tanto Freud, Melanie Klein, Bion, Winnicott, per essere più moderni, e perciò ho fatto la terapia personale, le supervisioni, insomma tutto il percorso del training classico. Avendo anche una formazione accademica, ovviamente ho anche sempre studiato anche più modelli, la teoria dell'attaccamento, Gamberg, in particolare ho fatto un dottorato sul modello di Gamberg, eccetera. Però a un certo punto, insomma, dopo la formazione, eccetera, con i pazienti, soprattutto quelli un po' più gravi, diciamo quelli non nevrotici, le libere associazioni, il lettino, diciamo il setting classico era insufficiente per rispondere a certe condotte che erano più forse agite che raccontate. E poi, oltre questo, io ho sempre anche lavorato, diciamo, in servizi di natura, diciamo, socio-sanitaria, e anche lì il modello, diciamo, della psicanalisi classica era un po' stretto. Per cui, insomma, insieme a Francesco Gazzillo, che poi è il fondatore e presidente del Control Mastery Theory Italian Group, sono arrivata, insomma, a cominciare a studiare questa Control Mastery Theory. Così 5 anni fa partiamo, alcuni di noi, andiamo a San Francisco, dove conosciamo appunto il gruppo, il San Francisco Psychotherapy Research Group, dove appunto fondato da Weiss e Sampson, dove adesso, diciamo, i maggiori, diciamo, esponenti sono Silber, Schatz, Marshall Bush e John Curtis. Insomma, inizia subito un feeling particolare, e soprattutto questo approccio ci introduce ad un aspetto come citava prima, del test psicologico, che a differenza di tutti gli altri modelli di natura psicodinamica, che più o meno, infatti ora vedrete, la CMT magari non dice niente di esattamente rivoluzionario, però sicuramente l'elemento che la differenza peculiare, secondo me, è proprio quello, il concetto di test. Infatti questo concetto di test ci comprende non solo di capire questi agiti a volte dei pazienti, che senso hanno, ma ci dà anche un modello, un metodo per come rispondere e quale sia il modo più efficace per rispondere, per reagire. Per cui appunto oggi diciamo iniziamo un po' con questa introduzione alla Control Mastery, di cui ovviamente questo libro e citazione scritto da Michael Bader è una derivazione, perciò è una lettura di quelle che sono le fantasie sessuali in ottica appunto Control Mastery. Lui utilizza, Bader nel libro utilizza questa metafora della fiaba dei vestiti nuovi dell'imperatore, che non so se voi conoscete. Per cui l'imperatore era convinto, imbrogliato da questi due sarti, impostori, che gli avessero cucito dei vestiti bellissimi, dei vestiti regali, che però non potevano essere visti da tutti. Chi lo stolto, l'indegno, non li avrebbe potuti vedere, per cui tutti i cortigiani lo vedevano nudo, però non avevano il coraggio di dire il re è nudo, perché pensavano di essere poi tacciati di indignare, di essere degli stolti, per cui tutti quanti elogiavano questi bei vestiti, finché un ragazzino a un certo punto, con l'ingenuità appunto dei bambini, dice: ma il re è nudo, e questo fa sentire meglio il re, cioè il re non si arrabbia, anzi dice: ah, finalmente qualcuno mi ha detto la verità. Ecco, Bader si sente un po' questo ragazzino, nel senso che dice: spesso noi siamo portati a credere o anche a adattare il nostro modo di lavorare, pensare, sulla base di quello che grandi teorie,
ci dicono, no? Per cui rispetto alla sessualità, quanti psicanalisti, diciamo, hanno raccontato di questi, dell'essere umano come questo calderone, no? Nell'ebollizione dell'est, da cui arrivano questi reconditi e misteriose formazioni bizzarre. E invece lui dice: no, io voglio invece raccontare cosa sono le fantasie sessuali mettendomi nell'ottica, in un'altra ottica, considerando l'essere umano come biologicamente disposto e predisposto alla sessualità, sessualità che poi diventa da un fatto biologico un fatto psicologico. Per cui raccontare queste fantasie non come qualcosa di assurdo che viene da dentro dell'essere umano, ma come qualcosa di cui l'essere umano ha bisogno per adattarsi al suo ambiente, per eccitarsi sessualmente, che è una delle, ce lo dice anche Pankster, insomma, tutto il lavoro sui sistemi motivazionali, è una motivazione, una tra le motivazioni di base. Per cui, partendo un po' da questo, la control mastery theory, appunto, che si chiama così perché è la teoria del controllo e della padronanza, controllo e padronanza degli eventi, appunto, traumatici. Appunto, l'essere umano vive sotto l'imperativo dell'adattamento. Che cosa significa? Che fin da piccoli noi nasciamo e per sopravvivere ci dobbiamo adattare al nostro ambiente, al nostro ambiente di riferimento. Ovviamente abbiamo delle motivazioni di base che ci tendono verso l'altro, verso l'essere umano, appunto, è prosociale, non ha un istinto di morte come magari diceva Freud. In realtà ormai tutti gli studi in campo appunto evoluzionistico, etologico e anche psicologico ci dicono che l'individuo in realtà è ben predisposto verso l'altro fin da piccolino. Non so, chi lavora con i bambini, chi ha visto i bambini, chi vede i bambini, già sotto i 2 anni, se c'è un altro bambino o un adulto che piange, il bambino va lì e gli vuole asciugare le lacrime. Per cui l'essere umano nasce, si deve adattare al suo ambiente e ha queste motivazioni di base che lo spingono alla socialità, all'interazione con l'altro. Appunto, c'è anche il sistema motivazionale dell'attaccamento, che fin dai primi giorni di vita l'essere umano ha bisogno di attaccarsi al suo caregiver. L'essere umano, lo sapete, è un mammifero che nasce 18 mesi prima rispetto a tutti gli altri, cioè il cavallino, il gattino, il cagnolino nascono con i denti, con i peli, e invece è come se l'essere umano nascesse 18 mesi prima, cioè non c'ha i denti, non c'ha i peli, per cui se non avesse un caregiver che lo nutre, che lo copre, che si prende cura di lui, morirebbe. Per cui, diciamo, è proprio insito nel nostro essere l'aver bisogno di un altro e perciò nel protenderci fin dai primi giorni di vita verso l'altro. Ovviamente l'adattamento serve anche per formarsi una mappa della nostra realtà fisica, ma anche interpersonale. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che a contatto con l'altro e dalle prime interazioni con l'altro si forma quello che io chiamo il nostro tom-tom relazionale, cioè in qualche modo attraverso la relazione e lo scambio con l'altro noi ci formiamo una rappresentazione di chi siamo noi, di cosa ci meritiamo di ricevere e di cosa ci possiamo aspettare dall'altro, e incominciamo anche a prendere le misure su: se io faccio così succede questo, se invece faccio come succede quest'altro. Tutto quello che avvertiamo come pericolo ovviamente lo evitiamo, tutto quello che avvertiamo come sicurezza è quello verso cui protendiamo. Infatti il funzionamento mentale superiore inconscio dice che noi poi nella vita prendiamo le decisioni forse in una frazione di secondo in realtà. Cioè, anche quando pensiamo che una cosa l'abbiamo valutata, pro e contro, esistono ora queste SWOT analysis per prendere le decisioni,
risorse, limiti, opportunità, eccetera. In realtà noi, sulla base del nostro dot-com, andiamo sempre verso quello che per noi è la sicurezza, in un nanosecondo. Il famoso pianto a lieto fine che tu hai citato. Weiss dice, ma come mai se davanti a un film, diciamo magari un film d'amore, dove i due si lasciano, poi c'è un'altra, poi si scannano, poi si perdono, poi lui parte per un altro paese, non si incontrano mai, noi stiamo lì a guardare le vicende di questi due innamorati che non riescono a ricongiungersi con, sì, col pathos, no? Con l'attesa, ma succedono le cose più terribili, ma noi siamo lì allerta a guardare la storia. Ci viene solitamente da piangere, ci commuoviamo quando finale i due si rincontrano, si baciano, si giurano amore eterno e lì tutti a piangere, si aprono le luci del cinema e tutti col mascara fino ai piedi. Dice, ma come mai quando succedono le cose brutte non piange nessuno, come si dice a Roma? Mentre quando poi succede, diciamo, un lieto fine, piangono tutti? Cioè uno non piange? Perché uno piange secondo voi alla fine? E non piange quando quelli si tirano i piatti, quando c'è l'amante, quando l'hai tradita? Le emozioni si liberano in qualche modo. Da uno stato di allerta, di tensione, cioè lasciarsi andare in qualche modo. Perché le emozioni ti liberano, lasciarsi andare, altre te. Giustissimo quello che ha detto la collega, perché le emozioni si liberano, ma perché si liberano proprio in quel momento? Perché ci si sente al sicuro. Non siamo più in pericolo. Ci sentiamo al sicuro perché il lieto fine è arrivato. E allora noi possiamo liberare le nostre emozioni. Emozioni che se avessimo liberato durante non ci avrebbero permesso di risolvere i problemi che dovevamo affrontare. Ora, pensate non all'esempio del film, ma la malattia di un nostro caro, piuttosto che una volta una ragazza in una lezione mi fece un esempio che riporto perché è veramente rappresentativo. Il suo cagnolino, lei usciva sempre con questo cagnolino, insomma, questo cagnolino che lei amava moltissimo. Un giorno questo cagnolino scappa, le scappa e va verso la strada e lei vede la macchina arrivare e il cagnolino. Lei in una frazione di secondo, perciò senza poter pensare, pianificare, eccetera, si butta, lo prende e lo salva, diciamo. E poi piange. Poi. Quello è il modo in cui noi funzioniamo, ovvero davanti a una situazione di pericolo è come se la nostra mente, diciamo, azzerasse i sentimenti spiacevoli, perché l'essere umano deve, come se fossimo in una giungla, se la tigre ci sta inseguendo, intanto siamo predisposti a metterci in sicurezza. È solo quando poi ci sentiamo al sicuro che riusciamo, appunto, control mastery, a padroneggiare, a rivivere, a poter esprimere i sentimenti che quell'evento traumatico ci aveva in qualche modo attivato. Infatti c'è un altro bellissimo esempio che fa Weiss di una ricerca che era stata fatta sul tipo di sogni che avevano i militari che avevano affrontato la guerra del Vietnam, vorrei dire una cavolata, insomma, dei militari comunque che erano stati in guerra, che praticamente hanno, questo studio insomma ha evidenziato che il tipo di sogni che facevano era quando diciamo erano sul fronte e diciamo si dovevano difendere dal nemico, sarebbero potuto essere intrappolati e imprigionati, diciamo, dal nemico, facevano tutti i sogni, si dice, di allerta, ovvero sogni che appunto gli prefiguravano il fatto che gli sarebbe potuto succedere di essere imprigionati, perciò sogni, diciamo, non dormivano neanche bene, sogni di angoscia.
E questo serviva perché loro dovevano stare in allerta, perché da un momento all'altro potevano arrivare i nemici e li potevano catturare, li potevano imprigionare. Durante la prigionia invece dormivano benissimo. I sogni che facevano erano invece sogni delle loro famiglie, sogni diciamo un contenuto positivo. E quello diciamo era sempre funzionale per loro per sopravvivere in quello stato terribile di prigionia e per non lasciarsi andare. Ritornati a casa, coloro che erano sopravvissuti, facevano quei sogni traumatici, come tutte le teorie del trauma, no? Anche il disturbo post-traumatico è successivo, poi l'idea ossessiva, i sogni diciamo che riportano alla luce degli eventi o dei momenti che sono stati particolarmente appunto traumatici. Scusa, pensavo che queste cose che stai dicendo sul sogno ci dicono molto anche sulla funzione del sogno, sì. Al di là anche della controplastica. Infatti c'è anche un modo di utilizzare i sogni nella control mastery, così come le fantasie sessuali, che è più di questo senso. Cioè il sogno come un modo di pensare notturno, che però ha sempre una funzione, secondo la control mastery, di controllo e padronanza del proprio stato attuale. Appunto, secondo Weiss e Sampson, se un paziente non sogna, non è perché sta resistendo, ma è perché evidentemente in quel periodo non ha bisogno di notte di padroneggiare degli eventi a carattere particolarmente stressante della sua vita, o a prefigurarsi, perché a volte il sogno così come la fantasia servono anche a prefigurarsi il futuro. Cioè io dovevo venire qui, allora posso sognare o posso iniziare a fantasticare su come sarà oggi qui. E allora questa immaginazione mi porta anche a costruire queste slide in un certo modo piuttosto che in un altro, immaginare che tipo di domande potrei ricevere e come io potrei rispondere. Tutto questo ha un senso adattivo per me, perché mi aiuta a prepararmi ad affrontare la giornata di oggi. Ah, scusate, non vi ho detto questa, che è una parte importante. Cioè tutto questo per dire cosa? Per dire che fin dalla nascita noi, sulla base di questi presupposti, formiamo questa nostra mappa interna, che è fatta da credenze, che si struttura attraverso delle credenze. Cioè se io faccio X succederà Y, se io segnalo che ho fame, mamma verrà a nutrirmi. Se io faccio piango, mamma verrà a consolarmi. Se io faccio i capricci, mamma e papà litigano. Se io chiedo troppo, mamma sarà appesantita. Per cui sì, la control mastery theory è un modello psicodinamico cognitivo di matrice relazionale del funzionamento mentale, della psicopatologia e del processo terapeutico. Cioè cerca di spiegare ovviamente il funzionamento mentale all'interno di una matrice appunto relazionale, di spiegare la psicopatologia, e perciò dà delle tecniche su come diciamo lavorare all'interno della stanza di terapia. Le esperienze traumatiche, e per esperienze traumatiche la control mastery intende sia traumi da shock che traumi da stress. Che significa traumi da shock e traumi da stress? I traumi da shock sono quegli eventi diciamo a carattere imprevedibile, dirompente, che possono succedere durante la vita, per cui un essere umano durante il suo sviluppo ha subito dei traumi da shock come un lutto importante di un genitore o di un caregiver o di un familiare significativo, un evento anche di carattere come un terremoto, il divorzio dei genitori, degli abusi, maltrattamenti, insomma tutto quello che sono degli eventi, chiamiamoli paranormativi,
nella vita che hanno un carattere appunto un incidente, una malattia grave, possono influenzare questo strutturarsi delle nostre credenze. E poi ci sono i traumi da stress. I traumi da stress invece sono condizioni stabili e ripetute, disfunzionali, a cui il soggetto, ognuno di noi, è esposto, che ci permette di che comporta il formarsi di credenze dette patogene. Queste credenze patogene si differiscono dalle credenze, diciamo, non patogene, appunto, perché impediscono il raggiungimento di un obiettivo sano. Cioè è come se a un obiettivo sano di sviluppo evolutivo, come può essere appunto la sessualità, come può essere la sessualità, come può essere farsi nuovi amici, come può essere avere una forte ambizione, delle credenze ostacolano il raggiungimento di questi obiettivi sani e legano, e nella mente appunto di questo bambino si struttura un legame tra raggiungimento dell'obiettivo sano e sentimento di paura, ansia, colpa, vergogna. Appunto il bambino, come penso che sapete, ha un'immaturità cognitiva di base. Il bambino è egocentrico e tende a pensare in modo onnipotente che tutto ciò che succede intorno a lui sia dovuto a lui, sia stato causato da lui, insomma un po' prezzemolino. Tutto quello che succede lui lo sente riferito a lui, proprio per una sua immaturità cognitiva, appunto. Piaget e Vygotsky banalmente ce lo dicono, no? Che è il pensiero concreto, tende a fare falsi nessi. Per cui tutto quello del bambino, i traumi da stress, tutto quello che succede all'interno del suo ambiente, lui lo sente e lo rilegge sulla base di questa sua immaturità, facendo perciò queste false inferenze. E questo struttura anche un po' la sua morale. Perciò, per esempio, no? Un bambino che ha una madre, diciamo, un po' depressa dopo il parto, che attraversa un periodo di depressione, un padre che appunto lavora tutto il giorno per mantenere la famiglia, magari alla richiesta, no? Come ci dice l'attaccamento, quando metterà in atto dei comportamenti di segnalazione, no? di vicinanza o di voler giocare, vedrà una madre che non è molto solerte o attiva, anzi magari una madre che anche senza dirlo esplicitamente sentirà appesantita, una madre che invece magari sarà più rassicurata quando se lo prende tra le braccia e lo ninna. Quante volte non so chi vede i bambini, i genitori, se vi è capitato, mamme che poi si confortano attraverso la vicinanza del loro bambino. Per cui lui incomincerà a pensare che quando lui va da mamma, le sta vicino, gli dà le carezze, gli dà i baci, l'abbraccia, mamma è contenta, sicurezza per lui. Cioè se mamma è contenta, lui sta tranquillo, perché per lui mamma e papà sono l'alfa e l'omega del mondo, sono i 10 comandamenti, sono la realtà. Se invece lui vuole esplorare, vuole fare un gioco diverso e cerca di coinvolgere la mamma in delle cose che lo attraggono, vede che mamma è un po' scocciata o appesantita. Questo bambino potrebbe cominciare a strutturare dentro di sé sia che i suoi bisogni, la sua esplorazione è pesante, e sia che se si allontana troppo da mamma, mamma soffre, per cui lei deve stare sempre vicino e fare le carezze. Come si fa perciò? Il primo giorno di scuola lui sarà angosciato perché è il primo giorno di scuola. Per cui che cosa desidererebbe? Desidererebbe che la mamma lo incoraggiasse, gli stesse vicino. Però lui c'ha paura che la richiesta di
stammi vicino appesantirebbe mamma, la farebbe stare male. Allora magari lui non tenderà a non esprimere questi bisogni, a farsi forza, a non piangere come invece magari gli altri bambini alla prima separazione piangono, e cercherà di adattarsi il meglio possibile a questo nuovo contesto, magari anche preoccupato che se sta lì e non sta con mamma, mamma potrebbe soffrire. Tutti questi appunto sono i sensi di colpa che per la control master di Diori sono degli elementi centrali per la comprensione dei pazienti, perché il senso di colpa, che ha una base appunto anche innata, come dicevamo prima, l'essere umano tende ad adattarsi, ad avere comportamenti prosociali, ad essere altruista, per cui vedere gli altri che soffrono genera questo sentimento di colpa. E questo sentimento di colpa è come una spia di pericolo, dunque io devo evitare di assumere quegli atteggiamenti che mi generano colpa. E così si incominciano a strutturare le credenze patogene. Perciò, ora per assurdo, questo bambino potrà diventare un uomo che ha la credenza patogena: se non sto vicino alle persone a me care, mi occupo dei loro bisogni e me ne prendo cura, sarò cattivo, egoista, perché le farò soffrire. Pensate con la moglie, con la figlia, con i suoi amici, magari sarà una persona che tenderà a non manifestare i suoi bisogni in modo esplicito agli altri, ma a farsi sempre carico di quelle che sono le necessità dell'altro, e questo lo potrebbe ostacolare rispetto, diciamo, al raggiungimento di l'obiettivo sano, che è avere delle relazioni fatte di scambio reciproco e di simmetria, dove non c'è sempre qualcuno che dipende da qualcun altro, no? Oppure uno degli esempi che sta sempre sul libro, perché insomma, per una introduzione alla Control Mastery Theory in italiano, questo libro Fidarsi dei pazienti è, diciamo, quello che in lingua italiana è più completo, che è stato appunto curato da Francesco Lazzillo, per cui qui dentro troverete tutto quello che io vi sto dicendo. Appunto, mi sa che è un esempio del libro. Questo paziente che appunto non aveva fatto carriera per stare nella città sua di origine, aveva, diciamo, perciò limitato molto le sue potenzialità e i successi, insomma, che poteva ottenere. Va in terapia appunto dicendo che anche la moglie gli segnala che lui è un uomo che non sa adattarsi bene alle esigenze degli altri. Allora il terapeuta gli chiede: ma scusi, in che senso mi vuole raccontare, che cosa significa non sapersi adattare? E lui racconta che praticamente negli ultimi, pare, 5 anni la moglie gli aveva chiesto di cambiare casa 2 o 3 volte e che adesso voleva di nuovo cambiare casa, ma che lui non era d'accordo. Però lui, insomma, la raccontava come una sua incapacità di adattarsi a quelle che erano le esigenze degli altri. Appunto il terapeuta dice: ma scusi, ma forse è esagerato in così pochi anni fare tutti questi traslochi, a parte che i traslochi sono tra i primi degli eventi stressanti per gli esseri umani. E poi, scusi, magari lei ha tutta una serie di cose, la sua carriera, il suo lavoro, eccetera, che mette da parte per seguire questi bisogni di sua moglie. E questo per dirvi che questi appunto sensi di colpa poi ci intrappolano appunto la vita dei nostri pazienti in delle dinamiche, in delle spirali di sofferenza, ma anche di complicazione, no? delle loro stesse vite, perché poi queste credenze patogene, come se appunto in inglese è belief, che è un po' diverso dalla parola credenza in italiano, cioè belief è proprio
il credo come, come la preghiera, insomma, credo in un solo Dio, c'è una convinzione assoluta, una convinzione profonda, cioè per me questo tavolo, non credo, ho l'opinione che sia di legno, ma proprio credo che sia di legno, nel senso sono convinta che questo è legno. Per cui questo paziente era convinto di essere una persona che si adattava poco, tanto che ha chiesto una terapia per questo. Cioè non si riusciva a fare una domanda del perché lui avesse rinunciato a tutto nella vita per seguire prima i bisogni della madre e poi i bisogni della moglie, anche se questi bisogni erano irrazionali. Perciò per credenza appunto dobbiamo pensare a proprio una convinzione, a questa per me è la realtà, per questo parlavo di un tom-tom cerebrale, nel senso che è proprio una mappa interna. Poi non so voi, ma io a volte mi affido fedelmente a Tom Tom, sbagliando anche strada. Per cui queste credenze patogene sono, diciamo, generate da questi sentimenti negativi, questi sensi di colpa che noi incominciamo a provare e proviamo già dalla nostra più tenera età. E questi sensi di colpa vengono suddivisi, questo modello della Control Mastery Theory, originariamente erano tre. Poi questo del bordering, ora ve lo racconto, è un'aggiunta del nostro cartillo. Il senso di, perché vengono suddivisi i sensi di colpa? Un po' anche per semplificazione, diciamo, teorica, perché poi è ovvio che abbiamo tutti un po' tutto, però è vero che nei pazienti voi, se cominciate a osservarli attraverso questa lente, vedrete che i sensi di colpa prevalenti sono solitamente uno o due, quelli proprio, diciamo, i temi, i cavalli di battaglia. Poi è ovvio che se andiamo analiticamente a considerare la complessità dell'essere umano, tutti abbiamo un po' tutto, però nel nostro modello, diciamo che ci sembra molto evidente, trattando i pazienti con questo modello, che i sensi di colpa prevalenti, ognuno di noi ha dei sensi di colpa prevalenti. Allora, il senso di colpa da separazione e slealtà è il sentimento negativo e fastidioso che può essere provato nel momento in cui noi decidiamo di separarci dall'altro a cui vogliamo bene, ma non soltanto in termini fisici e concreti, cioè me ne devo andare, ci dobbiamo lasciare, ci dobbiamo dividere, le nostre strade si dividono qua, ma anche in termini di sistema di valori, culturali. Per esempio, qualcuno di noi si potrebbe non sentire troppo a suo agio se magari è stato formato, ha avuto un analista, ha avuto un supervisore psicanalitico, classico, freudiano, no, a essere qui e a pensare solo minimamente che questa roba possa funzionare o possa essere adeguata nella nostra pratica clinica. Magari qualcuno di noi può generare fastidio e magari noi cominciamo a dire no, non è possibile essere sleali nei confronti di un maestro. Questo senso di colpa, tutti i sensi di colpa, diciamo, si generano, come vi ho detto, nell'infanzia a contatto con il nostro ambiente di riferimento. Questo senso di colpa appunto è legato al fatto che il bambino interpreta le reazioni del caregiver davanti a un suo modo di esplorazione, un suo modo di originalità, un suo manifestarsi diverso rispetto a tutti gli altri di casa, nota, associa questo suo comportamento ad una reazione negativa del caregiver. Oppure una reazione critica. Ma che fai? Ma perché? Mamma, lo sai? Noi abbiamo pensato con gli amici di andare nell'altro quartiere perché hanno aperto un nuovo centro. Ma perché? Ci sono tutti i negozi nel nostro quartiere.
perché devi andare? Mi sembra una cosa inutile. Poi avremmo fatto, vabbè, tu fai quello che vuoi, a me non piace, tu fai come vuoi. Cioè, che significa? Io non ti accompagno, puoi esplorare, sei solo, io non ci sto. E poi mi sembra pure una cosa di poco valore quella che viene da te, la tua idea. Cioè, ci sono due messaggi, uno di critica e salutazione verso quello che viene di originale, e due, sei solo, io non ci sono. Poi un altro tipo di reazione invece può essere quella di disperazione. Quante mamme lasciano i figli con le babysitter, con le tate, e poi le odiano, poi hanno un vissuto di rabbia e competizione con queste tate, perché magari si sentono in colpa che li hanno lasciati, perciò sono un po' combattute tra ritornare al lavoro, poi a volte non si può essere combattuti perché si deve andare al lavoro, perciò non c'è scelta, e perciò davanti al bambino poi magari svalutano il suo rapporto con la tata, o si irritano, o sono dispiaciute quando il bambino, no, camminando per strada dice prendiamo il regalino alla tata, cambia la loro faccia. Infatti c'è anche una ricerca che dice che le fobie scolastiche sono legate all'ansia della disperazione delle madri, e questa ricerca, che sono state videoregistrate degli ingressi degli asili NID, c'era proprio una particolare, una videoregistrazione di un bambino che aveva questa fobia scolastica, che nel momento in cui la mamma, ovviamente la mamma diceva ma io non so perché mio figlio non vuole venire a scuola, non lo capisco, sono tutte madri che li portano così in braccio, tutti imbavoccati, che già insomma nella comunicazione non verbale mandano questo messaggio di se te ne vai io sto male al figlio. E appunto questo bambino perciò aveva sempre delle reazioni di ansia eccessiva all'ingresso scolastico, per cui aveva questa fobia scolastica. Un giorno arrivano, nella videoregistrazione si vede che per caso un insegnante arrivava contemporaneamente e incomincia a parlare con la signora, ma così, cioè, involontariamente la distrae. Il bambino che entra a scuola senza piangere. Infatti questo viene riportato anche dal professore che si chiama Giorgio Caviglia di Caserta. Questo filmato viene sempre riportato, che si occupa di attaccamento, proprio a dimostrazione del fatto che quando la madre è distratta, perciò quando il bambino non sente il peso di quel clima emotivo, cioè non serve dire qualcosa, non serve che la madre dica qualcosa, perché le madri a parole dicono no, ma io voglio che mio figlio vada a scuola, che figuriamoci, ma è proprio quel clima emotivo. Infatti quando la madre è distratta, il bambino entra a scuola senza piangere. Poi c'è il senso di colpa del sopravvissuto. Chi di voi adesso a Natale non darà 2 euro a una delle campagne per i bambini poveri, l'Unicef, e ci abbiamo quelle belle foto mentre ci mangiamo il panettone di questi bambini con le costole di fuori, col pancione, di queste vittime di tratta, per cui mentre si mangia il panettone in televisione ci appaiono queste immagini, prende subito il cellulare e ci mettiamo i 2 euro e così mi posso mangiare il panettone in pace. Questo è il senso di colpa del sopravvissuto, ovvero quando viene legato questo sentimento spiacevole al fatto che se io per me mi prendo una cosa, ho un'ambizione, mi realizzo, sono felice, sono soddisfatto, farò soffrire qualcun altro che poverino questa cosa non ce l'ha. Un uomo sempre del libro
che è un esempio sempre fatto del libro, aveva questo padre disabile che aveva avuto la poliomielite, insomma, da bambino, per cui aveva un'emiparesi al braccio e alla gamba. Quest'uomo, un uomo grande, era del 46, lui il soggetto, raccontava che da piccolino nel suo paese c'era la diceria che se si andava a questa festa, mi pare Santa Lucia, una santa, questa santa, siccome era stata accecata, insomma era una disabile, avrebbe ridato l'abilità ai disabili. E per cui lui era piccolino, ricorda che in questo paese un giorno vanno da suo padre, che aveva questa bottega, faceva il calzolaio, e gli dicono: veniamo, la prendiamo con la macchina, la portiamo a questa festa, questo suo padre. Allora lui bambino ricorda che era una specie di aspettativa, che perciò il padre sarebbe ritornato e avrebbe potuto camminare. E ricorda di averla aspettato, ma poi, stremato dalla stanchezza, si era addormentato, per cui l'indomani mattina, appena sveglio, la prima cosa che fa, va dove dormiva il padre a vedere se qualcosa era cambiato, e niente era cambiato. E questo ricordo che lui aveva, insomma, aveva raccontato, mostrava quanto lui si sentisse, avesse registrato, no, questa disabilità del padre con sentimento di colpa, cioè ovvero quanto per lui poi fare le cose, andare a giocare a pallone, lui poi, a differenza del padre, ovviamente aveva potuto, il padre l'aveva fatto studiare, cioè si era laureato, era diventato professore, insomma aveva fatto tutta una serie di cose che ovviamente il padre, e questa era un paziente abbastanza, cioè che stava abbastanza bene, insomma non aveva una sintomatologia compromettente, però nella sua storia si vedeva come lui fosse sempre influenzato da questo tipo di senso di colpa. Lui per esempio, insomma, lui era molto laico, però la moglie era religiosa, perciò lui prendeva, accompagnava la moglie, ha fatto persino questo viaggio a Lourdes, e aveva raccontato, insomma, di vedere questi giovani ragazzi volontari che portavano le carrozzine, dice, no, come i ragazzi di oggi, come i miei figli, lo avevate figli adolescenti come i miei figli, che invece vedete questi ragazzi, cioè, si vedeva come tutto il suo modo di pensare e di funzionare fosse legato comunque a questo senso di colpa del sopravvissuto che lui si portava. Per cui non per forza appunto la credenza patogena è un ostacolo, cioè un sintomo specifico, ma anche nella nostra vita di tutti i giorni possiamo vedere quanto più o meno comunque tutti noi abbiamo dei temi che diventano appunto delle, diciamo, credenze patogene, perché è più sano ed è meglio passare l'estate a divertirsi, perché il panettone ce lo possiamo mangiare ed è pensiero magico pensare che quei 2 euro cambiano qualcosa, anzi a volte vengono anche utilizzati in maniera impropria e magari siamo tutti coscienti di questo, però è come se profondamente ne avessimo bisogno per sentirci più al sicuro, per stare meglio con noi stessi. Perciò scegliere la strada A piuttosto che la strada B, appunto il funzionamento mentale inconscio superiore, è sempre comunque dettato e veicolato da quelli che sono i nostri vissuti, sia i nostri sia quelli ovviamente dei nostri pazienti. Poi c'è il senso di colpa da responsabilità onnipotente, che invece il sentimento spiacevole viene collegato al fatto che, come l'esempio che ho fatto prima dell'uomo che diceva di non adattarsi ai bisogni della moglie, appunto la responsabilità che ci sentiamo per il benessere dell'altro viene primo, è superiore o ha una priorità rispetto a quelli che sono i nostri bisogni.
E se noi ci occupiamo prima di noi stessi che dell'altro, abbiamo una sensazione spiacevole. Questa è tipica di chi solito lavora nelle relazioni d'aiuto. L'esempio che faccio sempre è una coordinatrice di una casa famiglia, che non so chi ha esperienza di questo tipo di lavori. Insomma, lei lavorava moltissimo, oltre il suo orario, era la prima ad arrivare, l'ultima a tornare, perché un po' anche il ruolo della responsabile. Un giorno chiede finalmente, dopo aveva sistemato tutto, prende dei giorni di ferie, e il primo giorno di ferie lei era pronta per partire per il mare, la chiamano dalla comunità che c'era una paziente che stava male, che andava portata, insomma, questi operatori, che poi c'è sempre un incasso, perché maggiore la responsabilità e minore è la responsabilità, l'autonomia, diciamo, di chi ci sta intorno. E c'è questo operatore che poteva benissimo chiamare l'ambulanza, insomma, avevano le procedure comunque. Chiamano lei, che non aveva spento il telefonino di servizio, perché c'è sempre una collusione, e lei perciò lì doveva scegliere tra posticipare la partenza, scappare e andare lei, oppure dire: hai le procedure, segui le procedure, io sto partendo. Ovviamente il senso di colpa da responsabilità onnipotente propenderebbe per posticipare la partenza, cioè anteporre alla propria necessità quella degli altri, perché se non lo fai sei egoista, sei sbagliato. Dottoressa, mi sposta la seduta a domani, poi domani avrà prenotato il calcetto, non lo so, la partita di tennis, le spediste, il cinema. Per cui il senso di colpa della responsabilità onnipotente è quel sentimento che a volte ci porta a non tollerare di mettere noi stessi prima del prenderci cura, assumerci la responsabilità degli altri. Infatti si chiama responsabilità onnipotente. Come se poi a volte, no, come nel caso della coordinatrice, andare lì fisicamente e onnipotentemente cambiasse le cose. Non posso venire, i miei genitori sono anziani. Cosa che mi ha detto una paziente proprio giovedì, prima di venire qua, ha detto che poi, lei è una specializzanda di medicina, ha detto che poi, insomma, mio fratello si farà la sua vita, eccetera, sicuramente io mi dovrò occupare dei miei genitori quando loro saranno vecchi. E ho detto: sicuramente. Ma perché? Vabbè, chi se ne occupa? Mio fratello ha una compagna, questa persona è omosessuale, nessuno sa della sua omosessualità, per cui è sempre stata, diciamo, agli occhi di tutti single, sempre a disposizione, ha fatto medicina come il padre, che è un medico. E lei ha detto: vabbè, certo, chi lo deve fare? Cioè, con un'assenza appunto di alternativa, come vi dicevo, questo tavolo è di legno. Poi c'è il senso di colpa appunto da burdening, da pesantezza. Questo senso di colpa appunto è quello che ha teorizzato Francesco Garzillo recentemente. Ci sono delle scale che misurano i sensi di colpa, che vengono utilizzate a scopi, diciamo, empirici e di ricerca, perché tutta la control mastery theory comunque è empiricamente validata, e vengono fatte sempre delle ricerche per verificarne, insomma, l'efficacia. E il senso di colpa da burdening è
diciamo, il sentirsi pesante, il pensare che le nostre richieste, i nostri bisogni si appesantiscano troppo gli altri. Questo paziente mi ha portato in supervisione una giovane collega, per esempio, aveva avuto un padre cardiopatico, per cui insomma c'era questo alone che il padre si potesse sentire male, potesse stare male, e il padre stesso insomma aveva voluto vivere la sua vita come se ogni momento fosse l'ultimo, perciò se gli andava di fare un viaggio con la moglie, lasciare i figli, piuttosto che se gli andava di andare al bar con gli amici, era uno che non si poneva troppi problemi. La madre sosteneva questo marito e non era stata molto sensibile verso i bisogni invece di questo bambino, che oggi è un uomo, un paziente, e lui perciò era cresciuto con la profonda convinzione che le sue richieste fossero eccessive, fossero pesanti. Questo ricordo che riportava insomma in una seduta era di il padre che se lo portava al bar con gli amici, dove giocava a carte, beveva, insomma stava un po' con gli amici, e lui stava lì che si annoiava e non aveva il coraggio di chiedere al padre che avrebbe potuto magari andare al parco, oppure che avrebbe voluto fare qualcosa da bambino, e tratteneva diciamo le sue richieste, ma anche non appunto le richieste, le, non faceva capricci, non diceva. E questo ad oggi è un uomo che ha sulle spalle tutto un carico di un'ex moglie, del compagno dell'ex moglie, di due figli, di due lavori. E poi c'è il senso di colpa da odio di sé, che invece è quello, diciamo, che forse è più legato a situazioni, diciamo, di traumi pesanti, cioè da situazioni di maltrattamento, abuso emotivo, psicologico e fisico. Perché il senso da colpa da odio di sé è la convinzione profonda che a non meritare, cioè che la colpa di tutto sia insita e generata da come, dalla qualità di noi stessi. Cioè non è se io faccio questo faccio del male a, o se io faccio questo mi comporto in modo egoista. È io non mi merito amore, io non mi merito cura e protezione, io non mi merito di essere felice per come sono. Ovviamente questa convinzione è figlia di situazioni, come vi ho detto, di maltrattamenti molto gravi, anche solo a livello psicologico, oltre che fisico. Pensiamo ad abusi, a parental child, cioè inversioni, a situazioni di inversione con i genitori. E i pazienti che hanno questo senso di colpa spesso sono quei pazienti che fanno i famosi agiti sabotanti, situazioni di abusi di alcol o abuso di droghe, relazioni promiscue, ma anche il cutting o il mettersi in situazioni pericolose. Perché è come se queste persone non sentissero di meritare di meglio, di meritare altro, e per cui ricreano delle condizioni nella loro vita attuale che di fatto gli confermano poi di non avere valore. Io avevo una paziente che era figlia di una donna che soffriva di schizofrenia, perciò il padre aveva un locale, per cui non, spesso era fuori casa, e lei era cresciuta con questa madre che perciò aveva proprio degli sbalzi di comportamento, e
questa ragazza, a parte ovviamente che non riusciva a definirsi professionalmente, aveva iniziato mille percorsi che non aveva finito, per cui che poi questo generava che non aveva mai soldi per fare niente, insomma, tutte delle situazioni a catena, per cui poi lei viveva in uno stato sempre di miseria o comunque di poco benessere. Lei, io non capivo, la prima volta che veniva, aveva questi capelli che se li metteva sempre così davanti alla faccia, no? Che era anche un po' fastidioso per me, perché non riuscivo bene a vederla in faccia. Finché poi, insomma, lei mi svelò che lei faceva questa cosa perché secondo lei aveva qualcosa nel naso e negli occhi che era profondamente riluttante, vomitevole. E perciò lei si faceva crescere questa specie di frangia, però che era una frangia lunga, e se la metteva davanti alla faccia con la speranza che perciò la gente non la vedesse bene. Cioè, c'era proprio un vissuto, no, di odio di sé, si chiama, cioè di pensare di essere proprio portatori di qualcosa che fa vergognare, no? È un senso di colpa che spesso si lega a sentimenti di indegnità, di inadeguatezza, di vergogna. A questi sensi di colpa si può reagire, diciamo, in tre modi. Ci possiamo comportare compiacendo questi sensi di colpa e queste credenze, ovvero questa ragazza che si metteva il ciuffo davanti alla faccia, lei compiaceva la sua credenza di essere una persona disgustosa. Perciò viveva come se quella credenza fosse un fatto concreto, il tavolo è di legno. Invece si potrebbe reagire appunto per ribellione, ovvero i pazienti si potrebbero comportare rispetto ai loro sensi di colpa, alle relative credenze patogene, in modo completamente opposto, esasperandone il carattere. Per esempio, senso di colpa, diciamo, del sopravvissuto. Mi sento che se ho successo, gloria e fama, mio padre disabile appunto ne soffrirà, esagero, incomincio ad andare alle conferenze dicendo questa cosa l'ho inventata io sono il meglio del consenso, dice a Roma, appunto con spesso queste forme di ribellione hanno delle componenti di autopunizione, ovvero ti vesti dopo così esageratamente anche grossolane, no? Da un'altra parte, tanto che gli altri dicono ma chi è questo? E perciò in qualche modo tendono a rimandarti poi quell'immagine che in fondo hai esagerato. E queste sono anche delle altre forme, che la vedremo con i test, molto delicate da trattare in terapia, perché quando un paziente tende a comportarsi per ribellione con la sua credenza patogena, qui seguendo questo esempio, no? Questo paziente entra in stanza e dice sa dottoressa, io qui ora vado alla conferenza, gli dirò ma chi sono questi, tanto io sicuramente ne so più di tutti e guai a chi tenderà a mettermi in ombra, ai miei colleghi. Perciò voi annusate il carattere e il rischio
che questo va là, e appunto di autopunizione per lui, no? Però da un altro lato, per rassicurarlo che lui se lo merita, cioè alla luce della sua credenza, no? Io non posso permettermi di... In qualche modo il terapeuta lo deve sostenere nel potersi prendere il diritto di... Però allo stesso tempo, quando ci sono delle forme di ribellione così virate verso un rischio di autopunizione, lo deve al contempo proteggere. Per cui in questo caso il terapeuta dovrà mantenere una valorizzazione, no? di quello che il paziente sta cercando di fare, perché in qualche modo sta cercando di ribellarsi a questo suo senso di colpa. Stando attento però, stando attento il terapeuta a proteggerlo da degli eccessi autopunitivi. Mi viene in mente, Valeria, lavoro con i pazienti narcisisti grandiosi, no? Dove tante volte ci troviamo di fronte a questo dilemma tecnico proprio, no? Cioè da una parte devo sostenerlo, dall'altro però non posso neanche gonfiarlo a dismisura, perché poi va ancora più incontro a questa vista, no? Sì. E il punto è proprio questo, trovare quel punto di equilibrio. Sì, infatti proprio questa tipologia appunto di pazienti spesso ci mettono, diciamo, in scacco matto. Perché se non usate l'atteggiamento, e questa è un'altra delle cose che la Control Mastery Theory suggerisce, c'è proprio uno scritto sulla terapia attraverso l'atteggiamento, sui pazienti in particolare narcisisti, scritto da un'altra autrice del gruppo di San Francisco. Perché lì dove c'è appunto un narcisismo esasperato, con questi tratti appunto di onnipotenza, come ben sappiamo alla base del narcisismo c'è una bassissima autostima, spesso si nasconde appunto un senso di colpa da odio di sé. E per cui da un lato dire ma guarda che too much, anche meno, vai calmino, gli potrebbe, appunto, noi diciamo, non superi il test, nel senso che non rassicura il paziente, perché il paziente viene confermato, allora anche secondo te io sono una merda. Poi con questi pazienti tutto quando il disturbo di personalità è conclamato, il narcisista passa da sono grandioso a sono uno schifo in un attimo. Al contempo mandarlo lì, sì, tu sei formidabile, sei il migliore di tutti, glielo diranno i colleghi che perciò l'attitudine, ovvero l'atteggiamento, perché sta anche nel tipo di parole, nel come lo accompagni, a volte che passa un messaggio. Vabbè, poi io penso anche che certe cose non si possono insegnare, perché ognuno ha il suo stile anche in base a come è fatto, no? Non è solo dire dici questo o dici quell'altro, però un tipo di atteggiamento in questi casi potrebbe essere da un lato ovviamente usare parole, valorizzare quello che il paziente sta facendo, dicendo quanti, sottolineando gli sforzi, sottolineando i risultati a cui è arrivato e quelli da cui proveniva, per cui che uno non si deve aspettare la grandiosità, ma deve essere contento anche dei passi che fa, dei miglioramenti che fa, dicendo, e avendo un'attenzione a dire certo, mi raccomando, non sappiamo come questo possa essere vissuto dagli altri, le persone reagiscono in mille modi, poi ognuno trova il suo modo, però sì, il giusto atteggiamento che presuppone che voi abbiate nella mente entrambi questi aspetti. E poi c'è una terza via, che è l'identificazione. Noi siamo il caregiver traumatico. In letteratura appunto si parla di identificazione con l'aggressore, per esempio, vabbè, processi di identificazione in generale.
cioè interiorizzare, per dirla in termini classici, interiorizzare degli aspetti delle persone che ci hanno cresciuto, comunque dei caregiver di riferimento, per cui comportarci come se l'altro fossimo noi da piccolo. Nel caso della mia paziente, per esempio, del ciuffo, lei poi a volte con i fidanzati diventava bizzarra, aveva dei comportamenti altalenanti, passava da stati d'animo A a stati d'animo down, in un momento diventava aggressiva. Lei lì diventava come la madre. Ho un'altra paziente che, primi colloqui, il mio problema è mia madre. Mi ha spiegato di questa madre dispotica, di questa madre che vuole sempre comandare lei, di questa, me ne ha dette proprio di ogni. E poi lei è uguale, tanto la protegge, perciò lei è la madre. Parte litigato con le amiche, fidanzato, perché lei diventa esattamente dispotica, insofferente, aggressiva, non comprensiva. Penso che di questi casi ne vedete tutti i giorni. Per cui le credenze patogene, i relativi sensi di colpa che noi interiorizziamo insieme alla modalità, perché non sempre poi un paziente, non so, se un paziente si mostra compiacente verso la sua credenza patogena all'inizio della terapia, non è detto che poi cambi anche modalità, per cui possa mostrare delle identificazioni con i genitori o si possa comportare per ribellione. Però diciamo che appena ci sono dei momenti, delle situazioni che possono diventare caratterizzanti di quel paziente. Questi, diciamo, sono un po', queste sono le componenti che formano poi gli schemi patogeni. Allora, appunto, riprendendo anche un po' il discorso sull'adattamento e sul fatto che la control mastery theory, a differenza, diciamo, del mio modello più classico, parte proprio da un presupposto che è differente rispetto alla visione dell'essere umano, e questo lo vedremo anche con il modello sulle fantasie sessuali di Bader. Come vi dicevo prima, appunto, il re è nudo, nel senso che la CMT parte dal presupposto che ogni persona è motivata a stare bene, ad adattarsi, cioè non c'è, come diceva la Klein, un'aggressività primaria, una pulsione di morte, che perciò una cattiveria di base che può motivare l'essere umano. No, se ci sono questi comportamenti sono sempre delle reazioni che vanno lette alla luce del funzionamento e dello sviluppo psichico di quell'individuo. Ma in realtà, fondamentalmente, le persone vogliono stare bene. Questo per esempio aiuta molto chi lavora, non so, nella genitorialità o fa parent training. Quando i genitori dicono: ma lui del figlio, ma lui proprio a scuola non ci vuole andare. Questa sempre un'altra giovane collega mi portava in supervisione il caso di questi due genitori che hanno questa figlia adolescente che, insomma, ha abbandonato la scuola per degli stati molto ansiosi. Questo padre è proprio arrabbiato con questa figlia, no? Perché lei non ci vuole proprio andare, ci prende in giro. Ora, è ovvio che il comportamento soprattutto degli adolescenti, e chi ha a che fare con gli adolescenti lo sa, sembra
irritante, di sfida, voglio fare come voglio, ma chi sei tu? Però di fondo, ma è ovvio che una ragazzina di 15 anni vuole stare con gli altri compagni, sembra apparentemente ovvio, cioè nessuno a 15 anni vuole stare chiuso dentro la stanza, di base. Per cui dobbiamo sempre partire dall'assunto che il paziente non sta resistendo, come ci dice la psicanalisi, per cui dobbiamo lottare con la ragazzina che vuole stare chiusa a casa. No, metterci nell'ottica che la ragazzina avrebbe tanto bisogno e vorrebbe tanto essere libera di andare con i compagni, di apprendere, di imparare, però non ci riesce e ha questi comportamenti oppositivi. Perciò rileggere questi comportamenti oppositivi non come un nemico da combattere, ma come la modalità attraverso cui evidentemente quella ragazzina si sente più al sicuro. C'è qualcosa che la preoccupa moltissimo o non le impedisce la possibilità di fare una vita sana. Per cui se voi ci pensate sembra banale, ma cambia completamente cambiando questo vertice di osservazione, cambia completamente il modo di approcciarci al paziente. Io ricordo le supervisioni nell'istituto di psicanalisi, come vai a scovare la resistenza, no? Vai ad abbattere le difese, stando attenta a cosa troverai dietro le difese. E invece qui questo è proprio diverso. Il vertice di osservazione della control master è proprio diverso, cioè la persona è motivata, si parte dal presupposto che la persona è motivata a stare bene. Noi dobbiamo capire perché non ci riesce da sola, che cosa glielo impedisce e che significato hanno questi comportamenti, questi sintomi, queste fantasie sessuali. E poi la centralità del bisogno di sicurezza, sì, no? Dell'essere umano rispetto ad altri bisogni. È la centralità del bisogno di sicurezza, perché ovviamente sempre uso questa metafora quando lavoro con gli insegnanti, dico: ma se voi foste in una giungla e vi insegue la tigre e perciò tutti i giorni dovete rialzate come la gazzella si alza, dovete scappare dalla tigre, ma secondo voi le tabelline, la storia, la geografia, è possibile che io mi metta a studiarla? No, perciò prima va capito perché ti senti nella giungla e perché ti stai difendendo, ti stai proteggendo dalla tigre. Quando tu ti sentirai al sicuro, potrai poi imparare le tabelline, eccetera. Però in quel momento, quel bambino, quell'essere umano, sta così emotivamente, sta in allerta, come quando ci guardiamo il film, come diceva la collega, e appunto possiamo esprimere i nostri bisogni solo quando i due amanti si ricongiungono. Per cui le persone sono motivate a disconfermare queste loro credenze patogene in modo da raggiungere obiettivi sani, ma sono ostacolate dalla percezione del pericolo mediata dalle loro credenze patogene. In che modo possono farlo? Usando la relazione terapeutica sicura, testando appunto il terapeuta e cercando comunicazioni pro plan. Che significa? Significa, e qui arriviamo a questo concetto di test, che ci sono degli espedienti all'interno delle relazioni che gli esseri umani mettono in atto per rassicurarsi, per cui mettono alla prova le loro credenze patogene, fanno dei test. I test possono essere di questi tre tipi: test di transfer, test osservativi, test da passivo inattivo. Il test di transfer
è quando un paziente si comporta come se il terapeuta fosse quel che vive quel genitore traumatico dell'infanzia, sperando di ricevere da lui una reazione differente da quella appunto che gli ha generato la presenza patogena. Questo tipo di test può essere per compiacenza o per rimpiglione. Sulla base, come abbiamo detto prima, se la persona si sta compiacendo la sua credenza o sta adottando un atteggiamento che è diametralmente opposto, appunto si sta cercando di ribellarsi. Per cui facciamo l'esempio. Un paziente appunto che ha una credenza di separazione, magari legata a un senso di colpa, di separazione e slealtà, come abbiamo detto prima. Per cui se assumo valori, se faccio delle cose che mi porteranno lontano dall'altro, l'altro ne soffrirà e io sarò cattivo. Per cui mosso da questo tipo di credenza, qui da questo tipo di programmazione della sua mappa mentale, un individuo con questo tipo di atteggiamento, per compiacenza, sarà un individuo che tenderà ad assumere sempre un atteggiamento simile a quello dell'altro, ad avere lo stesso sistema ad adattarsi allo stesso sistema di valori, all'esserne culturalmente sempre vicino o d'accordo, e avrà la tendenza perciò a non manifestare delle sue caratteristiche originali, oppure appunto proprio a non allontanarsi fisicamente dall'altro. Per cui mettiamo che un paziente di questo tipo un giorno venga in seduta e dice: sa dottoressa, la prossima settimana c'è a Roma un convegno di un autore insomma che mi piace molto, che viene da Milano, tu vorrei partecipare, però insomma io già ho detto ai miei colleghi che non do l'adesione perché capita proprio nel giorno delle nostre sedute, per cui ovviamente non darò l'adesione. Questo è un test di transfert per compiacenza, dove il paziente sta implicitamente chiedendo alla terapeuta se lei soffrirebbe all'idea che lui va addirittura a sentire magari un altro autore, magari del campo, no? Per cui le dice: io ovviamente non ci andrò. Sperando cosa? Per sentirsi al sicuro. Sperando che la terapeuta, a differenza di sua madre, avrà un atteggiamento differente, di valorizzazione delle sue cose, anche se queste cose appunto lo portano. Se ci pensate, nel modello classico il test non si può superare, perché nel modello classico noi proteggiamo la nostra tecnica, il nostro setting davanti a tutto e tutti, perché tutto quello che il paziente fa contro il setting è un attacco al setting. Per cui in questo caso un analista classico dovrebbe stare zitto. Però nella sua testa dovrebbe pensare, perché non lo deve dire: bravo, il setting prima di tutto, facendo con questo paziente un errore macroscopico di atroce. Sì,
Poi i pazienti, gli esseri umani si cercano sempre di adattarsi, per cui proverebbe a testare in un altro modo, poi magari questo appunto entriamo molto nel dettaglio, però i pazienti poi cercano anche molto di adattarsi al tipo di terapeuta che hanno per prenderne il meglio, per cui se capiscono che dalla strada non ci arrivano, usano altre strade, l'essere umano si disperatamente cerca sempre di adattarsi. No, questo per dire che io anche ho fatto una psicanalisi classica, poi anche le psicanalisi più classiche hanno ottimi risultati. E infatti si è visto che il fattore trasversale è l'alleanza terapeutica. Al confronto tra i vari approcci non c'è una tecnica superiore ad un'altra, questo lo dice la scienza, non lo dico io. Per cui evidentemente poi nella relazione, sia che poi la tecnica sia psicanalitico sia cognitivista, succede qualcosa per cui un paziente migliora, che però non ha a che fare con tutto quello che ci hanno detto essere superiore a quello delle altre scuole, sono un po'. Riserito. Per cui, ritornando al nostro esempio, la risposta esatta alle 11:30, giusto? Io guardavo qui le 11:30. Ah, vabbè, pensavo 11:30. Sì. Allora finiamo questa parte sui test e andiamo in pausa. Per cui la risposta esatta sarebbe stata no, tranquillo, vai. Per ribellione invece magari incomincia a saltare le sedute questo stesso paziente e ovviamente si boicotta, perché non so voi, ma le sedute saltate si pagano tendenzialmente, per cui magari va a spendere dei soldi per delle sedute che non usa e non va alle sedute, per cui in questo caso valorizzarne appunto la libertà, per cui sempre pensando allo psicanalista classico, non è l'interpretazione sulle sue resistenze e il suo attacco all'analisi per cui salta le sedute, ma avere un atteggiamento di comprensione, ma allo stesso tempo proteggerlo da questi eccessi autocognitivi. I test osservativi sono appunto dei test che si basano sul fatto che l'altro, vedendo una persona a lui significativa, che può essere appunto il terapeuta, che si comporta in modo differente da come si sarebbe comportato lui, per esempio nel caso sempre di un paziente con la separazione e slealtà, avere un atteggiamento molto laico, essere molto tranquilli quando ci si prendono le ferie, si arriva alle separazioni, cioè mostrargli un atteggiamento nei confronti di questo tema differente, più rilassato, più meno colpevole, sosterrà appunto il paziente nella sua ricerca di sicurezza. Invece il test da passivo in attivo è un test che funziona attraverso l'identificazione, ovvero quando il paziente si mette al posto del genitore traumatico e vi fa sentire come si è sentito lui da piccolo. Questi test li riconoscete perché vi lasciano proprio dentro delle sensazioni, è un po' vicino a al meccanismo di difesa dell'identificazione proiettiva, per usare insomma dei concetti magari a voi noti. Nel caso di questo esempio, di questa vignetta che stiamo utilizzando, appunto nel momento in cui vi andate a fissare la chiusura estiva dello studio, potete cominciare a sentirvi in corpo, oddio, ma questo lo lascio, magari stavamo lavorando bene. Quando vi cominciano a venire questi sospetti, questi sentimenti forti nei confronti dei pazienti, tanto che vi sentite in dubbio se limitare una cosa piuttosto che un'altra, fermatevi sempre e chiedetevi se fosse sta succedendo qualcosa di questo tipo, cioè se il paziente vi sta facendo un test da passivo in attivo. Per cui lì, anche se lui si mostrasse disperato dal fatto che voi ve ne andate e che lui come farà, per superare il test e per rassicurarlo, voi gli dovete far vedere un atteggiamento differente da quello che ha avuto lui da piccolo. Per cui dire no, io comunque le vacanze le devo fare e sono sicuro che lei ce la farà. La separazione non è la cosa.
se vi fate prendere da questi invece sentimenti e reagite, rischiate di farlo sentire insicuro, perché gli dite sì, come se gli dicesse sì, vero, c'è ragione, avete paura delle separazioni, perché ce l'ho anch'io. Allora, possiamo dire che l'esito di queste ultime cose che ci stai dicendo, ovviamente cliniche, e anche da parte del paziente, di un'esperienza emozionale correttiva? Esattamente, sì. Infatti la contromastica... L'esperienza emozionale correttiva. Che l'esperienza, appunto, l'esperienza emotiva, emozionale correttiva, è proprio quello che sta alla base della tecnica che secondo la Control Mastery è principale, perché in terapia quello che principalmente un terapeuta Control Mastery fa è cercare di superare i test del paziente, riconoscerli, anche magari interpretarli, però solo in funzione del fatto di farli sentire al sicuro, perché una cosa va detta quando va detta, quello che la bussola, diciamo, che nella Control Mastery ci indica la direzione, è questo del mettere in sicurezza il paziente, per cui dargli un'esperienza con noi terapeuti che è diametralmente opposta, perciò emotiva correttiva. Poi andiamo in pausa. In realtà il test da passivo in attivo può essere anche per ribellione, ed è, diciamo, a volte sempre nel lavoro con i genitori o con pazienti che hanno figli, diventa molto evidente. E quando nell'identificarsi col genitore, il paziente cerca di fare esattamente l'opposto. Io con mio figlio non voglio essere come è stata mia madre. Per cui anche a volte esagerando, mio padre è stato troppo severo, io non so dare regole, che può diventare un problema da un'altra parte, no? Però magari la paura di dare delle regole, proprio perché venendo da un genitore magari troppo severo, si teme di diventare come lui, perché alla base c'è sempre una sorta di identificazione, perciò se metto una regola sono come papà. E lì il test viene superato se l'altro, chi riceve questa forma di cure, in qualche modo ne trae beneficio. Ovviamente un terapeuta deve stare sempre attento agli atteggiamenti autocognitivi, cioè se per un genitore non sa mettere le regole, il figlio comincia ad avere delle condotte devianti, ovviamente va detto a quella persona, va fatto capire a quella persona che la regola non è essere come tuo padre, ci si deve lavorare, insomma.